Ragazzi. Buongiorno e benvenuti a tutte le persone che ci stanno seguendo in diretta streaming dal sito www.wispo.it. Siamo ad Orvieto, nel Palazzo del Capitano del Popolo, dove è appena iniziato il workshop nazionale WISP Stili di Vita e Salute. Abbiamo qui con noi in apertura Fabio Lucidi, psicologo dell'Università La Sapienza, benvenuto. Grazie, è un piacere essere qui. Allora, siamo subito in apertura con te perché sarai, diciamo, il punto d'unione tra tutte le varie parti che costruiranno questa giornata, quindi ci farai un po' un quadro di quello che ci aspetta e del punto a cui siamo del nostro percorso. Lasciamo adesso un attimo la parola al palco per sentire l'intervento di Daniela Rossi e poi ci facciamo raccontare da Fabio i lavori. Qualificate e affidabili per le istituzioni e il sistema sociosanitario, potremmo invitarli a metterci alla prova. Abbiamo lavorato con serietà e passione, abbiamo definito il profilo di contenuti e obiettivi in modo che sia chiaro e peculiare. Abbiamo un patrimonio di esperienze e di buone pratiche testate, validate scientificamente. Sappiamo lavorare in rete, siamo determinati a migliorare costantemente la nostra qualità e preparazione. Vogliamo dare il nostro sostegno a politiche pubbliche, autorevoli ed efficaci. In sintesi, costruire la costruzione sociale della salute, parola d'ordine delle due giornate di Guadagnare Salute. Per noi la stella polare sono i diritti di cittadinanza in tutti i campi, a partire dalla salute, da stili di vita quotidiani, dall'attività motoria e dal movimento, praticati per il piacere di farlo. Vogliamo motivare e coinvolgere attivamente nei processi le persone di tutte le età, offrendo loro opportunità. Non vogliamo né prescrivere comportamenti salutari, né proscriverne di negativi, ma solo e unicamente promuovere salute. Abbiamo le carte in regola per candidarci a un ruolo attivo nella programmazione delle politiche per la salute? Valutateci sulla base dei nostri contenuti, degli obiettivi raggiunti, del nostro impegno, del percorso che abbiamo avviato da anni. Siamo qui a Orvieto in un workshop nell'ambito della terza manifestazione nazionale di Guadagnare Salute. Nei prossimi due giorni saremo presenti con uno spazio espositivo, un poster e un video per raccontarci e ascoltare attentamente. Da domani a Roma si terrà il MOVE Congress promosso da ISCA, un network internazionale organizzato da l'UISP sui temi della riqualificazione urbana e degli stili di vita attivi. Abbiamo organizzato centinaia di eventi per la MOVE Week europea. Siamo stati in prima fila nelle giornate delle città camminabili. Ci potete trovare impegnati quotidianamente in tutta Italia. Siamo un'associazione nazionale che ha a cuore la salute dei cittadini e agisce di conseguenza. Non ci limitiamo a organizzare manifestazioni o a sviluppare progetti e soprattutto riteniamo che non bastino le parole e i titoli nominalistici a qualificare. Il banco di prova per noi sono i contenuti e il rigore delle scelte e degli obiettivi. La Convenzione della Regione Umbria e la lettera di intenti della Regione Toscana con l'UISP ci sembrano indicare una strada percorribile anche per altre istituzioni, soprattutto nello scenario dei piani regionali di prevenzione che saranno varati in questi mesi. Chiediamo alle istituzioni il coraggio di scegliere come partner associazioni come noi o altre, su basi però chiare e certificate. Noi continueremo a avere il coraggio di presentarci con altrettanta chiarezza e agire di conseguenza, con un'impronta che abbia una forma compiuta. Vi diamo un appuntamento ideale per la presentazione del nostro manifesto delle politiche per la salute e vi chiediamo di continuare nel lavoro comune di costruzione di nuove opportunità e spazi per una governance condivisa. Vogliamo dare un riconoscimento a tutti coloro che ci hanno affiancato nel lavoro di preparazione, dalla Regione Umbria, per tutti la dottoressa Giaimo, alla rete dell'UISP nazionale, ad esempio l'ufficio comunicazione che vedete al lavoro, e Umbra, dal presidente Stefano. Riprendiamo la parola qui dalla nostra postazione, dove appunto saremo in diretta per un'ora adesso, questa mattina fino alle 11 e poi nel pomeriggio, quando seguiremo la tavola rotonda che si terrà in conclusione della giornata. E, Daniela Rossi sta introducendo i lavori di questa giornata, è partita proprio dal primo incontro, che è stato quello di Trento, che si è tenuto il 20 giugno. E, questo è un secondo passaggio, diciamo, quali sono le differenze e i collegamenti tra questi due momenti?
Io credo che il tema del collegamento sia evidente, si tratta di definire con chiarezza il percorso stabilito e portarlo a una linea politica. Il piano del percorso che definiva la necessità di una definizione identitaria dei progetti WISP all'interno degli stili di vita e della promozione della salute ci ha dato dei temi, ci ha dato degli spunti, e questi spunti sono stati basati su un percorso nazionale. La chiarezza che si cerca qui a Orvieto è quella di declinare anche gli aspetti di progettualità regionale e locale, che sono molto più vicini alla politica di quanto non siano in realtà quelli nazionali, su un piano della medesima impronta identitaria. Il contesto è diverso, perché il contesto di guadagnare salute è un contesto istituzionale per questo tipo di proposta. Il processo è diverso, perché il processo assume molto più chiaramente una linea politica. Allora io credo che, come dire, il passaggio da Trento a Orvieto sia un passaggio di compiuta maturità del percorso iniziato. Quindi diciamo è un'evoluzione che poi porterà al compimento di questo percorso del settore delle politiche per gli stili di vita, diciamo, che darà vita infatti a un manifesto in cui verranno illustrate le strategie, le politiche che l'UISP propone. A Trento c'è già stata una fase di valutazione interna, diciamo, tramite il target, questo strumento di valutazione, questi criteri di valutazione dei progetti. Anche qui a Orvieto ci sarà qualcosa del genere? Faremo la stessa cosa, chiederemo ancora una volta ai partecipanti, alle persone, agli uomini e alle donne della WISP, di valutare se stessi espressi da altri. In altri termini, lo spazio dell'esposizione dei progetti ancora una volta sarà declinato da soggetti esterni, ma saranno gli uomini e le donne della WISP a valutare se stessi sulla base delle dinamiche proposte dei progetti. Quindi diciamo in base ad alcuni criteri che riconoscono e valutano se questi progetti arrivano all'obiettivo, diciamo, raggiungono gli obiettivi prefissati. Non è soltanto un problema di obiettivi, è anche un problema di modalità. Riteniamo fortemente che ciò che si fa si definisce non soltanto nei termini delle buone intenzioni, ma anche e soprattutto nei termini delle modalità. Riteniamo, io personalmente ritengo, che la via dell'inferno è la stregata di buone intenzioni. All'interno di questo tipo di spazio l'idea è che la WISP sia in grado di portare un percorso, un'identità chiara, una modalità, una scelta capace di essere politica, pubblica ed evidente. Benissimo, allora Fabio, ti ringrazio, ti lascio anche tu dovrai intervenire tra breve e ci rivediamo sicuramente nel corso della giornata. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, come anticipava sia Daniela Rossi che Fabio Lucidi, il workshop nazionale WISP è inserito all'interno del programma della terza edizione dell'evento nazionale di Guadagnare Salute, il programma del Ministero della Salute, appunto, che segue le politiche locali e nazionali per la prevenzione e la tutela della salute. Adesso dovrebbe iniziare l'intervento di Daniela Galeone, che è appunto una dirigente del Ministero che segue il programma di Guadagnare Salute e che poi sicuramente avremo modo di interpellare per farci raccontare il legame tra queste politiche e l'UISP, o comunque le associazioni di base che sul territorio riescono a mettere in pratica e a praticare, diciamo, queste politiche e queste strategie messe in campo nazionalmente. Allora, la giornata di oggi si andrà avanti da adesso che stiamo aprendo fino al pomeriggio verso le 5:30, che sarà chiusa, oltre che dalle conclusioni e relazioni del gruppo nazionale WISP per le politiche per la salute, da una tavola rotonda a cui prenderanno parte molti rappresentanti di enti locali e amministrazioni che appunto si confronteranno su questi temi cercando di trarre delle conclusioni e delle esperienze reciproche dalle buone pratiche che già vengono messe in pratica. La giornata sarà divisa in alcune aree, diciamo, tematiche. Dopo appunto l'apertura generale che sarà stata portata da Nena Galeone e da alcuni dati scientifici che porterà Massimo Done Trinito dell'ASL di Roma. La prima area tematica sarà quella su bambini, ragazzi e famiglie, in cui verranno portate appunto esperienze di progetti messi in pratica, ma anche ricerche effettuate in Italia sulla condizione dei bambini al momento, che sarà diciamo, raccontata da un esponente di Save the Children. A seguire ci sarà la parte invece sulla salute mentale come diritto per tutti i cittadini, questa per quanto riguarda la parte mattutina dei lavori. Possiamo intanto, allora, in attesa del prossimo ospite, rilasciare la parola al palco con Daniela Galeone.
la strategia nazionale per quanto riguarda la nascita proprio del programma Guadagnare Salute, programma che è nato nel nostro paese da anche in questo caso una riflessione che è venuta a livello mondiale oltre che a livello europeo, cioè la riflessione sull'allarme rappresentato a livello mondiale dalle malattie croniche. Questi dati vi sono spesso presentati, ma danno veramente la dimensione del problema e del fatto che appunto le malattie croniche, che sono un insieme di patologie che vanno da quelle cardiovascolari ai tumori, alle malattie respiratorie, al diabete, di fatto sono la prima causa di mortalità non soltanto nei paesi sviluppati, quindi nei paesi occidentali, ma a livello globale. E questo perché hanno una serie di cause diverse che interagiscono tra di loro e che sono sicuramente legate a comportamenti individuali, ma diciamo sono preponderanti per le cause legate al contesto ambientale. Ed un altro motivo che ha posto l'attenzione sulle malattie croniche è il fatto che esse sono uno degli esempi maggiori di situazioni che comportano delle diseguaglianze tra le popolazioni. Ci sono persone che stanno peggio, sicuramente peggio, ci sono persone che stanno meglio, e quindi l'obiettivo è quello di lavorare in qualche modo per ridurre questo divario in termini di salute, in termini sociali, in termini in generale di benessere. Vedete che nell'ambito dei fattori di rischio ci sono ai primi posti sempre dei fattori di rischio che sono quelli modificabili, che sono quelli quindi legati ai comportamenti delle persone. E in questo contesto un paese ha degli obiettivi da porsi che non possono che essere quello di promuovere stili di vita salutari della popolazione e di modificare gli ambienti di vita e di lavoro in modo da facilitare comportamenti scelte salutari. Non basta infatti dire alle persone cosa devono fare, quello che bisogna fare è creare la consapevolezza da una parte, ma soprattutto modificare il contesto di vita, altrimenti non si potrà lavorare per il benessere complessivo delle popolazioni. Quindi in questo quadro generale abbiamo costruito a livello nazionale questa strategia nella quale la salute assume un ruolo diverso, non è più responsabilità esclusiva del sistema sanitario perché non si parla più soltanto di malattie, di cura, di terapia, ma diventa un obiettivo condiviso a livello del Paese, che necessita quindi la compartecipazione di settori istituzionali completamente lontani e apparentemente non legati alla salute, e poi dell'intera società civile. A tutto questo quindi possono contribuire interventi diversi che vanno sì dagli interventi anche normativi e regolatori, ma poi ci vuole anche la modifica del contesto, l'attività di informazione, di educazione e di comunicazione nei confronti dei cittadini come strumenti di empowerment, ma empowerment sia per il singolo individuo, ma anche empowerment nei confronti delle stesse istituzioni. Sinteticamente questo è il quadro della strategia italiana che dal punto di vista della salute parte dal piano sanitario nazionale che dà gli obiettivi generali complessivi da perseguire e poi si intreccia con la nascita del programma Guadagnare Salute, che è un programma governativo, infatti è stato approvato con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2007, e al tempo stesso si lega con i piani nazionali della prevenzione che sono proprio la declinazione a livello regionale degli interventi che il sistema salute può promuovere e attuare, e con i progetti che vengono sostenuti dal Ministero della Salute attraverso il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che rappresentano uno strumento per rafforzare la strategia, per fornire sperimentazioni anche di modelli di intervento che poi possono diventare parte integrante delle azioni quotidiane. Guadagnare Salute si declina sui quattro principali. Eccoci, riprendiamo la parola qui dalla nostra postazione. Abbiamo con noi il presidente dell'USP regionale Umbria, Stefano Rumori. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo appena iniziato i lavori, quindi diciamo il tuo saluto è istituzionale, ci vuole in questo momento. Beh, io ringrazio innanzitutto tutta la USP, no? A cominciare dalla USP nazionale, quindi Daniela Rossi, il presidente, il vicepresidente, tutte le regioni che sono presenti oggi, che
ci onorano, perché questo momento è un momento importante per la WISP, per le politiche che la WISP sta portando avanti in tutta Italia. Oggi celebriamo lo sciopero del centro-sud, ma siamo stati a Trento, anche quello è stato un momento importante. Quindi siamo contenti che la nostra regione ospita questo momento, che sta dentro un altro momento importante, che è guadagnare salute del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi verrà presentata la nostra convenzione, che è la prima in Italia fatta con una regione, quindi la regione Umbria e WISP hanno siglato questo accordo quadro sulle politiche dell'Istituto della Salute. Verrà siglato anche l'accordo con la regione Toscana, e questo ci fa enormemente piacere. Quindi credo che anche la partecipazione di oggi sia una partecipazione importante. Quindi credo che la WISP oggi sia un punto di riferimento nella nostra regione e in Italia su tante cose, ma in modo particolare sulle politiche degli stili di vita, la salute e la progettazione che è stata fatta in questi anni e l'accreditamento che è stato fatto in questi anni anche con le varie istituzioni. Infatti in questa occasione, in questa giornata, saranno molti rappresentanti di enti locali, amministrazioni, istituzioni che evidentemente sono aperti a questo dialogo, perché conoscono già anche la nostra associazione. Sì, noi siamo molto contenti del fatto che oggi in modo particolare ci sarà un momento, un convegno, dentro al convegno sulla policy, dove diversi esponenti delle varie regioni, quindi sindaci e assessori regionali, parleranno di questo e su delle domande che poniamo anche noi, no? E su come vedono la WISP dentro anche a queste politiche e come insieme possiamo far sì che per le nostre comunità il rapporto con le istituzioni e la WISP come aiuta le comunità, le nostre comunità locali a crescere e a far sì che appunto questi stili aiutino poi una crescita culturale dei nostri concittadini, figli, anziani, insomma tutto il mondo che sappiamo che sta dentro a queste politiche. In questo che sicuramente l'Umbria, sia come WISP ma anche la regione, hanno cercato di essere un passo avanti, cercando di per primi di muoversi in questo campo. Noi ringraziamo la dottoressa Giaimo, che è la responsabile per la regione Umbria di questi temi, e è molto virtuosa la regione Umbria, e non a caso qui ad Orvieto è stato ospitato Guadagnare Salute, che è stato fatto 4 anni fa a Napoli, 2 anni fa a Venezia e quest'anno ad Orvieto, in Umbria, perché la regione ha veramente lavorato in modo importante su questi temi e crede molto in questi temi, e siamo contenti come WISP di essere l'anteprima di questo Guadagnare Salute e che la regione Umbria ci abbia scelto per, come best practice rispetto a questi temi. Anche la risposta, appunto, come dicevi tu, della stessa associazione Grandi, sono molti ospiti, molti partecipanti, sono molti ragazzi anche delle scuole. Scuole, sì. Devo ringraziare per questo tutto lo staff, in modo particolare di tutti i miei dirigenti dell'Umbria, e in modo particolare anche del Comitato di Orvieto, Federica Bartolini, la Presidente, che è stata instancabile con tutto lo staff. Abbiamo fatto un lavoro con le scuole importantissimo, ma devo dire un po' con tutto gli stati sociali dell'Umbria. E come ripeto, anche tutte le regioni hanno risposto, i presidenti delle regioni della WISP si sono tutti impegnati, del centro-sud, perché questo chiaramente riguarda il centro-sud, quindi sono presenti tantissime regioni, quindi anche la partecipazione è una partecipazione importante, quindi ringraziamo tutti. Benissimo, allora grazie Stefano, ti lascio per seguire i lavori, buona grazie giornata. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata. Allora, abbiamo sentito il presidente della WISP Umbria, lasciamo ancora qualche minuto la parola al palco, sentiamo la fine dell'intervento di Daniela Galeone. Quelli sostenuti dal CCM, sia quelli rientrati nelle varie alleanze, sono stati prodotti una serie di materiali, sono stati prodotti una serie di interventi che hanno coinvolto numerose regioni nel nostro territorio, e probabilmente in sala ognuno di voi, molti di voi si potranno riconoscere in alcune attività che sono state portate avanti. Un accenno finale sul nuovo piano nazionale della prevenzione, che dovrebbe essere definitivamente approvato quanto prima, e in cui ancora una volta si promuove una sistematica attenzione alla intersettorialità e alla trasversalità degli interventi,
e ancora una volta si afferma il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione, soprattutto come fattore di sviluppo dell'intera società. Quindi questo è molto importante, non soltanto in termini sanitari, ma in termini proprio di una prospettiva di sviluppo della nostra intera società. Anche il nuovo piano quindi agisce sui principali fattori di rischio attraverso strategie che si svilupperanno nei diversi setting in cui si svolge la nostra vita di cittadini, quindi dalla scuola all'ambiente di lavoro alla intera comunità, con programmi che vanno dalla promozione della salute e quindi sempre per facilitare l'adozione di comportamenti salutari, quindi un approccio complessivo di popolazione, e ad arrivare poi anche a strategie più specifiche basate sul singolo individuo che contribuiscono comunque a lavorare in questo contesto di benessere. Un percorso, questo molto importante, e quindi chiudiamo il cerchio, nel senso che siamo partiti dalla valutazione dell'allarme delle malattie croniche a livello globale e siamo tornati alla condivisione con l'OMS di una serie di obiettivi volontari per il 2025 che riguardano l'attività fisica, siccome la lotta e il contrasto e la promozione della salute nei confronti degli altri fattori di rischio, quindi quelli legati alla scorretta alimentazione, quelli legati all'abuso di alcol, quelli legati al fumo. E questo dice ancora una volta che lavorare insieme sia a livello nazionale, quindi delle comunità nazionali, sia a livello internazionale attraverso un raccordo costante con altri paesi consente la possibilità di rafforzare i nostri interventi e quindi di aumentarne anche l'efficacia. Grazie. Concluso l'intervento di Daniela Galeone del Ministero della Salute del programma Guadagnare Salute, che appunto inizierà la sua giornata nazionale qui domani a Orvieto, domani e dopodomani si terranno queste due giornate a cui anche l'UISP prenderà parte con un suo stand in cui verranno presentati i progetti che porta avanti sul territorio nel campo della salute e della prevenzione. L'UISP partecipa anche a un concorso interno a questa iniziativa con un suo video, il concorso si chiama Immagini per la Salute e il video è quello sul progetto percorsi indisciplinati, il video è Rap Sport che avremo modo di vedere anche durante poi questa giornata di lavori. Presenta anche inoltre un suo poster in cui vengono illustrati le procedure e i risultati proprio dell'incontro di Trento che si è svolto il 20 giugno sempre sui temi di stile di vita attiva e salute. Adesso inizia l'intervento del dottor Massimo Doni Trinito, dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Roma C, che presenterà alcuni dati relativi agli studi e alle ricerche del progetto PASSI, che appunto è uno studio che segue l'andamento di queste strutture operative sul territorio del sistema sociosanitario, che attraverso delle interviste ai pazienti, alle persone che si recano appunto in questi istituti, cercano di dare una valutazione sia sul sistema, sul funzionamento del sistema, ma anche sulla salute, sui processi più generali della salute in Italia e quindi dei cittadini nelle varie fasce d'età in base ad alcuni criteri definiti appunto dal sistema di ricerca. Approfittiamo un attimo della vicinanza di un altro ospite per farci raccontare parte della sua presentazione. Prego, si accomodi. Abbiamo qui con noi Giulio Cederna di Save the Children, che parlerà all'inizio della prima sessione con i suoi ragazzi. Benvenuto intanto. Grazie. Allora, la sua relazione si intitola Ciò che manca di più, quindi ci parlerà della situazione dei bambini e dei ragazzi in Italia partendo proprio da quelle che sono le mancanze di questi ragazzi. Di cosa in particolare approfondiremo? E allora faremo vedere una carrellata impressionante di dati negativi, purtroppo, per cominciare, visto che siamo ormai abituati a vedere dati negativi. In particolare faremo vedere le mappe che Save the Children elabora con l'Atlante dell'infanzia a rischio per appunto cercare di georeferenziare le aree del rischio. Parliamo di educazione, di opportunità educative, parliamo anche di comuni sciolti per mafia, mancanza di diritti e di legalità, parliamo di mancanza di
sono tante, sono appunto 10 e disegnano un quadro piuttosto preoccupante. Che cosa ci dice questo quadro? Che i problemi che abbiamo di fronte sono problemi strutturali, problemi complessi e strutturali, non certamente emergenziali, problemi che conosciamo purtroppo da anni, che tutti quanti insieme contribuiscono a togliere le opportunità ai ragazzi. Però se noi chiediamo ai ragazzi che cosa manca a loro, cosa manca a loro, cosa sentono, la risposta che tutti quanti, che decidono ormai è molto radicata in Italia, tanti progetti sul territorio, spesso anche in collaborazione con WISP, la risposta fondamentale è questa mancanza di spazio, mancanza di spazio come mancanza di opportunità, mancanza di possibilità di espressione, mancanza di futuro, mancanza di relazioni. E lo vediamo nella forma di tante nostre città, nelle periferie dove appunto Save the Children negli ultimi anni sta cercando di intervenire di più, concentrare le sue energie, luoghi che sono privi di centri aggregativi, di campi sportivi, di situazioni fondamentali. Quindi questo insomma è un po' il senso del nostro dell'intervento, cioè quello di riportare l'attenzione su questa necessità di allargare le possibilità per i nostri ragazzi. Da questo punto di vista diciamo che noi aderiamo totalmente a questo progetto che sta lanciando WISP con questa griglia valutativa appunto di target che consente di riflettere sugli obiettivi, quali sono le cose fondamentali, gli obiettivi fondamentali da fare, appunto concentrarsi da una parte sui diritti, sulle opportunità e sulle possibilità di espressione dei ragazzi. Sì, me la ringrazio molto. Grazie a voi. Salve. Allora, siamo in diretta con Cristina Croce, assessora allo sport del comune di Orvieto, benvenuta. Buongiorno, benvenuti, grazie. Allora, questa giornata WISP, il workshop nazionale WISP, si inserisce nella 3 giorni poi di guadagnare salute. Lo sport in questo modo diventa protagonista di queste politiche per la salute e per la prevenzione. Cosa ne pensa? Come vede questa giornata? Sì, è una giornata molto importante per noi, per la città di Orvieto. Io sono particolarmente felice insomma, di poter partecipare a questo workshop. Per noi il fatto che la WISP è riuscita ad organizzare nell'ambito dell'organizzazione di Guadagnare Salute questa tappa ad Orvieto è ovviamente fonte di grande orgoglio. Lo sport ovviamente è fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, per il futuro, per lo sviluppo anche insomma di tutte le persone, anziani e meno anziani. Il nostro è un territorio molto ricco diciamo di associazioni sportive che praticano diciamo l'attività dello sport e che ne fanno proprio un principio morale legato insomma ai principi fondamentali dello stare nella società civile. Quindi per noi diciamo è un concetto dello sport da riportare nella vita di tutti i giorni, rispetto delle regole, il fair play e tutto quello che è dietro allo sport. Ovviamente posso nell'ambito di un seminario come quello che si sta svolgendo adesso, nell'ambito della difesa insomma, della salute e dei principi dei diritti e dell'equità per rendere anche la salute più possibile fruibile da parte di tutti i cittadini. È per noi quindi un momento particolarmente importante che la cittadinanza infatti sta vivendo con grande felicità e sono insomma se vediamo le persone presenti oggi insomma rappresentano comunque un numero rilevante. Gli orvietani hanno, credo, insomma, affrontato con molto piacere questo seminario. Sicuramente è un riconoscimento anche alla funzione appunto dello sport, oltre appunto quella di cui parlavamo, sociale, di integrazione, di inclusione, ma proprio di tutela e promozione della salute. Certo, sì, appunto, il fatto che la WISP ha inserito il concetto, insomma, lo studio, la promozione dello sport all'interno di questo seminario, Guadagnare Salute, sta a significare proprio lo stretto rapporto tra l'attività sportiva e chiaramente la salute, insomma, di tutti i cittadini. Quindi ben vengano iniziative di questo tipo e io mi auguro, insomma, che ad Orvieto ci siano sempre di più manifestazioni di questo genere. Perfetto, la ringrazio, Assessore, buona giornata. Grazie a voi. Ripassiamo la parola al palco, sentiamo l'intervento del dottor Trinito. Conclusioni di Trento, perché ovviamente presentate a Trento, sono valide ovviamente anche per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e in particolare mi soffermerei su due aspetti
rilevanti, gli ultimi due. Uno, l'importanza, il significato che ha l'UISP nell'aprire, nell'essere prologo delle giornate di Guadagnare Salute, perché Guadagnare Salute, come avete visto dalla relazione di Daniela Galeone, è agire in tutte le politiche, spingere in tutte le politiche, perché ovviamente pensate che per quanto riguarda la lotta alla sedentarietà, sì, ha importanza ovviamente le politiche sanitarie, ma quanta importanza hanno le politiche urbanistiche, le politiche del trasporto, le politiche sullo sport. E in questo senso il contributo dell'UISP sarà, io direi, più che può essere senz'altro determinante. Grazie. Si è appena concluso l'intervento del dottor Trenuto del Dipartimento di Promozione dell'ASL Roma C di Roma e adesso inizierà invece la relazione di Fabio Lucidi, che abbiamo appunto avuto modo di sentire qui nella nostra postazione in apertura della diretta streaming, che sarà anche, diciamo, il punto d'incontro di questa giornata, di tutta la giornata di interventi, in quanto farà da moderatore, da collegamento tra tutte le varie aree che verranno affrontate durante la giornata e poi il momento finale della tavola rotonda. Continuano intanto qui nella sala appunto dei 400 del Palazzo del Capitano del Popolo ad Orvieto ad arrivare gli ospiti e i partecipanti a questa giornata di lavori, che appunto vede raccolte persone provenienti da tutte le parti d'Italia, anche se questo secondo workshop nazionale ha come obiettivo, diciamo, di concentrarsi sulle esperienze e sulle buone pratiche del centro-sud, dopo che a Trento si era affrontato, diciamo, la macroarea del nord. Gli ospiti però sono molti, provenienti appunto, come dicevamo, da varie regioni, non solo da quelle del sud, sono molti rappresentanti di associazioni sportive, di realtà WISP, ma anche di amministrazioni antilocali e tra l'altro abbiamo appunto, come dicevamo, anche una fitta rappresentanza di studenti di un istituto qui di Orvieto, l'Istituto Tecnico Scientifico Ettore Majorana, che poi avremo anche modo di sentire probabilmente durante la giornata per capire come i giovani, che poi diventano sempre protagonisti e al centro delle nostre riflessioni, come vivono l'argomento sport, come lo relazionano al tema della salute, anche se in giovane età forse potrebbe essere meno sentito da questo punto di vista. Ascoltiamo un attimo qualche minuto dell'intervento di Fabio Lucidi. Ma se scendo sotto il confine del centro del Sud Italia. Allora, ecco di che cosa dobbiamo parlare. Dove stiamo sbagliando? Questo è il tema. No, perché stiamo sbagliando ancora di più, perché se Massimo fosse entrato nel dettaglio ci avrebbe detto che negli ultimi 5 anni i livelli di sedentarietà sono cresciuti. Tanto più ci si impegnava nel riconoscere una retorica dell'attività motoria come determinante di salute, tanto meno gli italiani la mettevano al centro dei propri comportamenti. Dobbiamo parlare di 30 anni fa, no? 30 anni fa ero un giovane studente di psicologia e siccome la mia famiglia abitava molto molto lontano dall'università, ero andato a vivere da mia nonna, che aveva una casa più vicina all'università, era più raggiungibile. E mia nonna aveva molto chiaro in testa, 30 anni fa, lo avevamo tutti chiaro in testa, che la salute era una cosa che dipendeva da variabili completamente aleatorie. Un patrimonio genetico che non era conoscibile, quindi, diciamo, sostanzialmente non era affatto sotto il nostro controllo, sotto la nostra consapevolezza, la fortuna, diciamo, istanze superiori, religiose per chi ci crede, al massimo il medico. L'unico riferimento che poteva agire su questo panorama, per il resto incontrollabile, era il medico. Le istituzioni, ce l'ha spiegato Daniela Galeone, hanno cambiato questa prospettiva, l'hanno spostata perché non era più sostenibile, l'hanno spostata perché hanno riconosciuto che era sbagliata e ci hanno spiegato che l'attenzione doveva passare da uno spazio di cura di un individuo malato, quando si fosse ammalato, a uno spazio da prima di prevenzione della malattia e poi addirittura di promozione della salute, con uno spostamento chiaro del tema della responsabilità. Il tema della responsabilità da prima era completamente, l'ho detto chiaramente alla Galeone, collocato sul terreno delle istituzioni sanitarie e poi si sposta sul piano del singolo cittadino.
Ora, questa cosa è una straordinaria opportunità o un enorme rischio? La straordinaria opportunità è quella di considerare quel cittadino come un adulto responsabile, responsabile dei propri diritti e dei propri doveri. Lo straordinario rischio è che se poi quel cittadino non riesce a sostenere quello spazio di responsabilità, si ritrova più solo, meno curato, eppure colpevole. Questo, come dire, sono i due livelli su cui noi dibattiamo. Uno spazio di maturità politica, di crescita dell'adultità dei nostri diritti e doveri di cittadinanza, o uno spazio di deresponsabilizzazione delle istituzioni. Allora, lo spazio, la tematica, la retorica della salute per tutti diventa uno spazio, una retorica, una dinamica di cittadinanza, e infatti è cittadinanza dire salute per tutti, è un manifesto politico. Salute per tutti, l'OMS per l'appunto in quegli anni lo cominciava a collocare con un obiettivo, con una certa ambizione, forse un po' irrealistica, il manifesto era per entro il 2000, era una grande sfida, era un grande riconoscimento, era un grande allargamento di quella che doveva essere la platea dei portatori di diritti di cittadinanza, che non erano più soltanto diritti, ma erano determinanti, non sanitari, di salute. Poi le cose cambiano, per esempio ci stanno le crisi, e le crisi cambiano le cose, diciamo, talvolta confondono per esempio la realtà, pongono al centro dell'agenda delle emergenze, che diventano sempre più emergenti, sempre più emergenziali, e allora si prova a tutelare i diritti rispondendo alle emergenze. Ma le emergenze e i diritti non sono la stessa cosa, anche quando si confondono. La prevenzione delle malattie e la promozione della salute non sono la stessa cosa, anche quando si confondono. Il risparmio della spesa sanitaria e l'importanza di guadagnare salute non sono la stessa cosa, anche quando si confondono. E se noi pensiamo alla sedentarietà in questa logica, come la causa individuale di una serie di patologie, rischiamo di commettere la stessa confusione. Lo ha detto Massimo. La sedentarietà è un comportamento individuale, ma risponde a una risposta a sua volta. È la risposta a una serie di violazioni di diritti. È arrivata qui a fianco a noi nella nostra postazione della diretta streaming la dottoressa Anna Maria Giannoni della Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale per la Regione Toscana. Benvenuta intanto. Buongiorno. Allora, lei interverrà nell'ultima parte di questa sezione sui ragazzi e bambini, presentando il progetto Ragazzi Insieme. Di cosa si tratta? Ragazzi Insieme è un progetto appunto della Regione Toscana che è inserito nell'ambito della delibera Guadagnare Salute in Toscana. E praticamente è un progetto che offre l'opportunità a bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni di partecipare nel periodo estivo a esperienze educative nei parchi, nei luoghi più suggestivi della Toscana. Praticamente i ragazzi stanno una settimana in questi luoghi bellissimi, camminano e mangiano anche in maniera salutare, cioè mangiano prodotti stagionali e quindi anche di filiera corta, e soprattutto hanno anche la possibilità di conoscere i luoghi belli e conoscere anche quelle che sono anche le peculiarità della Toscana da un punto di vista anche agricolo, paesaggistico e culturale. Quindi è un'occasione per unire diversi aspetti, quelli appunto dell'attività motoria, dell'ambiente, della sana alimentazione. Certo, ed è questa la caratteristica anche del programma Guadagnare Salute, riuscire veramente a lavorare in maniera intersettoriale, interdisciplinare, in modo tale che al ragazzo arrivi proprio attivare questo processo educativo dove non si parla solo di salute, ma si parla anche di agricoltura, di ambiente, mangiar sano. E quindi soprattutto riuscire a stare bene e a costruire una relazione buona per i nostri ragazzi. Grazie dottoressa, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, ritorniamo al palco con l'intervento di Fabio Lucidi, prima che inizi la sessione sui bambini e i ragazzi. Comune, deve dirci come lo fa.
deve essere riconoscibile al suo interno, deve essere riconoscibile per me che sono un cittadino, deve essere riconoscibile per le istituzioni che scelgono di sceglierla o di non sceglierla. E allora noi ci siamo chiesti su che base è riconoscibile. Se per caso qualcuno esterno alla WISP racconta che cosa fa la WISP, lo abbiamo fatto a Trento sul piano nazionale, che cosa fa la WISP sul piano regionale, quali sono le sue iniziative? Quelle iniziative sono riconoscibili? Sono riconoscibili rispetto a un sistema di obiettivi? Che fanno? Promuovono salute o fanno prevenzione? Sono riconoscibili su un piano del livello di autorità piuttosto che di autorevolezza con cui viene proposta la proposta? Sono elementi che poggiano su una sul favorire comportamenti opportuni o sul proibire comportamenti considerati inopportuni? Massimo prima ci spiegava ci sono degli standard, ma ci spiegava anche che quegli standard, come dire, sono dei punti di soglia lungo un comportamento che va da zero a infinito. E allora è evidente che nessuno risponderà da zero a delle soglie, ed è evidente che l'obiettivo è la promozione di un comportamento che arriva fino a determinate soglie, non il superamento delle soglie. E allora la proposta progettuale dell'UISP cosa fa? Riconosce le differenze individuali o è massificata lungo l'obiettivo di superare determinati standard? Si propone di fare alleanza? Si propone di fare rete? È disponibile a prendere e a rischiare di mettere in discussione, come dire, la facilità di una proposta egemonica per discuterla con altri interlocutori rendendola parte di un sistema di cittadinanza, oppure porta una proposta totalmente sua anche a costo di essere ferma, immobile, racchiusa dentro se stessa? Valuta i suoi sistemi di effetti o si limita a monitorare? Si chiede, è disponibile al coraggio di definire degli obiettivi e di definire la loro valutazione? O si limita semplicemente a definire il fatto che essa è stata, come dire, recepita, ascoltata, accolta, toccata, incontrata da qualcuno? Definisce la responsabilità del suo ruolo progettuale? È disponibile a rivendicare il suo diritto? Abbiamo un'altra ospite qui con noi, la dottoressa Cinzia Ariano, direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche di Taranto, benvenuta. Grazie. Allora, lei interverrà in realtà nella seconda parte di questa mattinata, nella sessione relativa a salute mentale come diritto per tutti i cittadini. E la sua relazione si intitola Il corpo non mente, di cosa parlerà? Beh, in effetti il titolo è un po' ampio, parlerò in effetti di un'occasione che stiamo realizzando a Taranto di collaborazione fra la WISP e la nostra azienda ASL, in particolare il Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento Dipendenze Patologiche che io ho l'onore di dirigere. Con il Dipartimento di Salute Mentale c'è una storia abbastanza consolidata con WISP che parte dal 2009. Con dei progetti nazionali, fra cui Sportivamente e Matti per il Calcio ed altre iniziative anche regionali. Invece col Dipartimento Dipendenze Patologiche ci siamo incontrati con WISP a metà di un percorso di un progetto che è il progetto No Doping, ideato e promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche e finanziato dalla Regione Puglia per una triennalità. E a metà di questo percorso, in una delle occasioni che prevedeva dei tornei con i ragazzi, non solo diciamo in carico al nostro servizio, ma aperti anche alla popolazione generale, a organizzazioni anche sportive, ci siamo incontrati con WISP e proprio perché ne condividiamo gli obiettivi abbiamo pensato di camminare insieme in questa occasione. Per noi è stata un'occasione importante perché prevediamo per il futuro di coprogettare delle cose e di quindi continuare questa occasione che abbiamo avuto in linea con quelle che sono insomma le occasioni di buoni stili di vita per tutti, insomma. Benissimo, la ringrazio dottoressa. A voi, grazie. Continuiamo la carrellata sulla sessione che appunto non seguiremo con la diretta, che è quella sulla salute mentale. Abbiamo qui con noi il dottor Luigi Greco, psichiatra della comunità terapeutica Sant'Antonio di Piazza Armerina in Sicilia, in provincia di Enna. Benvenuto.
Buongiorno, grazie per questo intervento. Il mio intervento riguarderà sostanzialmente una sintesi di quelle che sono in tre step le cose importanti che abbiamo osservato, che abbiamo apprezzato nel lavoro con la WISP in questi anni. Noi abbiamo fatto vari progetti con la WISP, con la malattia mentale, sia tutti matti per il calcio, abili per lo sport, sportivamente. Questo ci ha permesso di osservare che le tre cose buone che sono alla fine rimaste da questo lavoro sono la relazione e quindi la possibilità di lavorare a stretto contatto con, grazie all'ausilio al mezzo sportivo, quindi instaurare una relazione positiva con i pazienti, la rete, quindi la possibilità di fare rete in un tessuto territoriale dove spesso questo è molto complicato e molto complesso, per non dire utopico, e poi il senso, che è l'aspetto forse più fondamentale. E che è appunto il cercare di lavorare per un obiettivo comune, che è la salute, appunto. Tutto qua. Quindi diciamo avete già sperimentato e praticato sul territorio, diciamo, quelle che sono poi le teorie, le proposte che si stanno lanciando in questa occasione. Abbiamo lavorato sul campo e abbiamo visto appunto i frutti di questo lavoro e sostanzialmente nel mio intervento li espongo un po' più dettagliatamente. Diciamo, sarà una delle buone pratiche già esistenti, già messe in pratica, che verranno esposte. Assolutamente, oltre che cercare un po' di richiamare l'attenzione su quello che dobbiamo, a mio avviso, è sempre tenere presente, cioè questi tre elementi, relazione, rete e senso, per andare poi a capillarmente ad esprimerle meglio. Perfetto, grazie dottor Ghetti. Buongiorno. Allora, diciamo, sta iniziando adesso proprio la prima sessione di lavori ufficiali, diciamo, finiti i saluti istituzionali e le introduzioni della dottoressa Galeone, del dottor Trinito e di Fabio Lucidi, sta iniziando l'intervento di Giulio Cederna, che abbiamo ospitato qui nella nostra postazione in apertura dei nostri interventi, che presenterà appunto queste 10 mappe che illustrano le mancanze e i bisogni principali dei ragazzi in Italia in questi anni. Come ci illustrava prima, sono molte le lacune, le mancanze che al momento vivono questi ragazzi, segnalando, evidenziando quella dello spazio come primaria. Lo spazio, mancanza di spazio, si lega sicuramente anche alle proposte che un'associazione come la WISP può fare, quindi di attività sportiva, che comporta poi delle occasioni di socialità, di relazione, quindi sicuramente si intersecano queste deficienze, ma anche queste opportunità per chi decide di intervenire e di lavorare in questo settore. Lasciamo un attimo la parola al dottor Cederna, così vediamo qualche mappa insieme alla sala. Che abbiamo. Allora, ne abbiamo realizzati 200, ma non vi annoio con questi dati relativi all'Atlante. Allora, entriamo invece nel vivo di queste benedette mappe. Questa prima mappa, la leva calcistica del 2030, si intitola, fa vedere cosa succede nei prossimi 30 anni. Vediamo il rosso, le aree rosse ci fanno vedere come scende la percentuale di minori, che passa dal 16,57% al 15,01%. Siamo qui con nella nostra postazione al momento Alessandro Riccio, educatore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL 1 di Sassari, benvenuto. Grazie a voi. Allora, sempre nell'ambito della salute mentale, Alessandro Riccio ci presenterà un'esperienza veramente interessante e internazionale anche, che è quella appunto che ha legato Sassari al Libano. Cosa avete realizzato? Bene, noi abbiamo portato avanti dei progetti partendo dallo sport, che ci hanno portato a viaggiare davvero da Sassari, attraversando tutta la regione Sardegna, a livello anche nazionale, arrivare sino al Libano. Nel senso che noi abbiamo messo in piedi, partendo da una frase indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità durante la conferenza di Helsinki del 2005, dove dava grosso
appeso a ciò che erano la prevenzione, la cura e riabilitazione, la salute pubblica e anche il concetto di inclusione sociale. Nel mio intervento io incentrerò molto anche su quello che è il cambio culturale che tutto questo percorso, questo processo ha portato all'interno anche dei nostri servizi, quindi dove si è passati da un concetto molto ambulatoriale a un concetto dove la persona viene vista anche in aspetti diversi. C'è un passaggio anche nel mio intervento dove parlerò i ruoli quasi si invertono, nel senso che la persona diventa risorsa nei confronti dell'operatore, perché in quel momento, ad esempio nella prestazione sportiva per esempio, lui è molto più abile di me. Cioè, sembra quasi che il diversamente abile là sono io, operatore, piuttosto che lui. E come vi dicevo, tutti questi progetti, dal calcio al trekking allo sport in generale, ci hanno portato negli anni, nella collaborazione con la WISP, arrivare sino al Libano, dove appunto il Comitato Territoriale di Sassari ha coinvolto noi dell'azienda sanitaria locale per portare fuori quel modello che stavamo applicando a Sassari a livello territoriale e per formare operatori della salute mentale libanese verso un determinato percorso di crescita e di cambiamento, ecco. Quindi com'è stata questa esperienza? Diciamo, è abituato già a lavorare nel settore, ma penso sia una soddisfazione in più aprire nuove strade anche all'estero. Sì, è stata stato bello da una parte e brutto dall'altra, mettiamola così, nel senso che quando siamo arrivati là in Libano, noi eravamo nella parte di alta del Libano, dal Fanar, abbiamo fatto formazione degli operatori di un ospedale psichiatrico proprio. Mi sono ritrovato uno spaccato di vita di Sassari di oltre 15 anni fa, nel senso che mi sono trovato una struttura proprio come era la concezione del vecchio manicomio di Sassari, ospedale psichiatrico come si voglia chiamare, dove c'era una netta distinzione tra quelli che sono i diritti delle persone, dove erano le persone quasi non venivano neanche considerate, erano delle cose che dovevano stare là custodite e rinchiuse. Dall'altra parte è stato bello perché siamo riusciti a mettere invece insieme persone che vivevano di là e operatori a fare qualcosa assieme. Questa è stata la parte più bella, perché poi mi sono rivisto io nel mio percorso di crescita all'interno del nostro servizio. Bene, quindi diciamo che anche se sicuramente le condizioni sono diverse, però vengono fatti dei passi, e partecipare a questi passi verso l'evoluzione è sicuramente positivo. Sì, c'è sempre tanto da fare, nel senso che lo stigma sociale, così come in Libano, anche qua da noi, è sempre dietro l'angolo, nel senso che basta abbassare leggermente la guardia che subito ci viene richiesta nel rapporto della salute mentale quasi di continuare a fare quelle attività di custodia. Nel nostro modo di pensare non esiste la custodia, esiste l'integrazione e la riabilitazione. Questi sono i principi che poi alla fine noi ci portano avanti. Perfetto, grazie. Niente. Buona grazie giornata. A voi. Allora, abbiamo cominciato a sentire alcuni interventi dalle persone che parleranno nella seconda parte della mattinata, appunto, che non potremo seguire in diretta. E adesso invece lasciamo ancora la parola al palco all'intervento di Giulio Cederna. Quest'anno c'è stato un peggioramento della presa in carico, per esempio, degli asili nido. Sappiamo che purtroppo l'Italia per tanto tempo non ha investito sulla scuola, non ha investito sulla cultura, non ha investito sulla scuola. Nel 2010 l'Italia spendeva per l'istruzione l'1,5% di PIL in meno, che è tantissimo, sull'istruzione rispetto alla media OCSE, e questa è la conseguenza, sono quelle scuole da attrezzare che vedete nella sinistra, chiaramente con lo vediamo per macro aree, sono scuole senza biblioteche, scuole senza spazi attrezzati per lo sport, e mancano opportunità educative. Bambini e ragazzi italiani fanno poco sport, leggono pochi libri, vanno poco al cinema, usano poco e non sempre bene internet e il computer. Nel 2011 314.000 minori non hanno fatto nessuna di queste 5 attività, ne abbiamo chiamati disconnessi, e eccola qua, ci fa vedere una mappa
è un cartogramma discontinuo che ci fa vedere appunto che cosa succede se mettiamo insieme tutte queste variabili. Questa invece è una mappa distorsiva che ci fa vedere che se proiettiamo a sinistra abbiamo le disconnessioni sociali, a destra le disconnessioni culturali, nella prima abbiamo quattro variabili di tipo sociale, cioè per esempio appunto l'accesso ai servizi, la spesa per l'infanzia, la povertà, e a destra abbiamo lo sport, cosa succede all'Italia, che purtroppo questo diciamo è anche abbastanza vero per quanto riguarda la salute, no? Perché se noi immaginiamo un corpo di un bambino, se questa Italia è anche un corpo di un bambino, vedessimo delle carte sulla sedentarietà o sulla mortalità infantile, avremmo la stessa forma. Avremmo esattamente la stessa forma, vedremmo al sud per esempio sulla sedentarietà dei livelli molto molto alti. Allora, torniamo a prendere la parola qui dalla postazione WISP in diretta dal Palazzo del Capitano di Orvieto. Abbiamo tre ospiti qui insieme a noi, dei giovani ospiti, abbiamo due studenti dell'Istituto Tecnico Scientifico d'Orvieto e il loro professore Paolo Bellocchi, professore di scienze motorie e sportive. Allora, cominciamo a sentire intanto un'opinione di questi ragazzi che stanno assistendo al workshop nazionale. Cominciamo da Agnese, ciao, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti, sono Agnese. Allora, diciamo, tu pratichi dello sport? Sì, io amo lo sport e ho fatto nuoto, judo, karate e adesso attualmente faccio bodybuilding e pallavolo. E lo sport per me è molto molto importante, mi ha comunque sia fatto uscire da una situazione di anoressia, quindi comunque sia, visto che sappiamo che lo sport fa produrre al nostro cervello endorfine, sia che dopo sia prima l'allenamento, è molto importante sia perché è un'azione calmante e sia perché può prevenire alcune malattie come le malattie cardiovascolari, le malattie appunto cardiache, anche comunque sia fa molto anche bene per la prevenzione del cancro, comunque sia è fondamentale per ognuno di noi. Allora, tu hai praticato diverse discipline, le hai scelte tu, diciamo te ne hai indirizzato i tuoi genitori, come hai seguito i tuoi interessi? No, comunque sia i miei genitori sì, mi hanno spinto inizialmente quando ero piccola, ma comunque sia dopo ho continuato da sola proprio perché è una mia grande passione. Visto che hai anche una preparazione sui benefici diciamo, a livello di salute dello sport, quindi questo workshop diciamo, ti interessa in modo particolare o sei venuta solo perché invogliata dal professore? No, mi interessa particolarmente perché da grande voglio diventare medico e quindi spero ortopedico, però comunque sia mi interesso in modo quotidiano alla medicina, informandomi su internet, informandomi attraverso le enciclopedie, perché proprio sono interessata personalmente. Benissimo, allora sentiamo invece un altro punto di vista, quello di Edoardo. Ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti, sono Edoardo. Ciao, tu che cosa invece fai dello sport? Sì, io pratico il calcio a livello giovanile, gioco nella juniores a squadra del Chiusi e mi piace molto giocare e comunque condividere una passione con altri ragazzi. Spero di arrivare a praticarlo sempre con maggiore frequenza e a livelli maggiori, e vedo lo sport come un momento di unione fra le persone, come un momento in cui tutti possano condividere una passione e trasmetterla ad altre persone. Sono tanti anni che pratichi sport, da quando sei piccola hai sempre praticato questa disciplina? Sì, sono ormai 9 anni che gioco a pallone e per me è un modo, come ho già detto, di condividere una passione con altri ragazzi. Benissimo, allora da questi due ragazzi già abbiamo avuto uno spaccato diciamo di due modi di interpretare lo sport, in questo caso è principalmente divertimento, attività relazionale e sociale, invece Agnese ci parlava diciamo di anche altre funzioni diciamo proprio di prevenzione e tutela della salute. A scuola come viene introdotto invece lo sport, come viene presentato ai ragazzi? Quasi tutti nella scuola superiore praticano qualche attività sportiva. Quello che manca, o è carente perlomeno, è una cultura sportiva, perché nella scuola arriva troppo tardi, nelle scuole elementari, nelle scuole anche precedenti non c'è attività motoria, non c'è attività sportiva, speriamo che la nuova riforma ce la introduca.
E questo sarebbe l'ideale per far crescere un po' un'idea di sport che sia diverso da quello stimolato dai genitori o imposto dall'altro, dai mass media. Quindi diciamo voi l'educazione motoria, diciamo adesso le scienze motorie sportive che hanno preso il posto dell'educazione fisica di qualche anno fa, cosa propone a scuola? Si svolgono delle discipline in particolare? Di cosa si tratta? Quello che tentiamo di fare è soprattutto ricollocare persone che sono state espulse dallo sport, quindi presentare esperienze motorie di diverso tipo, non solo calcio, quelle più tradizionali, al calcio, la pallavolo, la pallacanestro, ma sport come l'orienteering, il rapporto con l'ambiente, arrampicata sportiva, tiro con l'arco e altre cose che possono stimolare a un approccio diverso gli alunni e anche a ricollocarsi gente che sono stati espulsi dalle attività. Benissimo, la reazione dei ragazzi è positiva, interessata? Molto positiva, molto interessata, soprattutto per le novità. Bene, la ringrazio anche i ragazzi che hanno partecipato alla nostra intervista e vi lascio per seguire i lavori che continuano in sala. Grazie. Allora, abbiamo intanto sentito il punto di vista, il parere di questi ragazzi che stanno seguendo il workshop qui da Orvieto, e mentre sta iniziando la prossima relazione che si intitola La pallina inquietante, sempre quindi siamo nella sessione dei ragazzi e bambini, ed è presentata da Pier Ermanna Curina, coordinatrice pedagogica del Servizio Politiche Educative del Comune di Pesaro. Quindi siamo arrivati in un'altra regione e lasciamo la parola al palco per qualche minuto. Giocare tranquillamente con la pallina. E questo ci ha fatto riflettere sul fatto di come l'iperprotezione può impedire effettivamente delle fasi di crescita per i bambini anche molto piccoli. E l'iperprotezione, purtroppo, dove sto? Ecco, questo è il bambino che poi gioca tranquillamente con la pallina. E l'iperprotezione purtroppo invade molti ambiti della vita dell'infanzia. Avere la possibilità nei primi anni di vita di correre, di arrampicarsi, di saltare, di provare e riprovare, di superare i limiti, significa anche sperimentare un piacere, una soddisfazione che poi effettivamente lasciano una traccia nell'adulto di domani. Se da piccoli si sperimentano queste sensazioni, queste emozioni vitali e di piacere, poi da adulto si tenderà poi effettivamente a ricercarle e a provarle e a mantenere uno stile di vita attivo. Mi trovo, aspetti, anche indietro, come si va? Ecco. Da un lato purtroppo della vita quotidiana dei bambini si riscontrano questi atteggiamenti di forte iperprotezione e da un lato c'è questa iperprotezione soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fisico, di non farsi male, non sbucciarsi le ginocchia, e dall'altro c'è poi una corsa all'anticipo, alla prestazione, e quindi un'idea di bambino abbastanza semplicistica che ignora poi quelli che sono i bisogni primari per una sana crescita, come il gioco spontaneo, quindi che significa appunto correre, arrampicarsi, provare. Penso che l'avete sentito tutta questa frase, non correre che cadi, quindi correre uguale pericolo, è una frase che sentiamo spessissimo. Sicuramente c'è la necessità di proteggere dai pericoli, ma nel contempo c'è veramente l'esigenza di garantire le possibilità di rischiare per i bambini, di essere protagonisti, di crescere in un modo autonomo e attivo, seguendo ovviamente i propri tempi, quindi dare anche il tempo. Ecco, questa immagine mi piace molto, questo bimbo che prima di saltare, di provare questa esperienza, prende coraggio e si concentra e poi si lancia e vola. Ecco, sta succedendo purtroppo che la cultura dell'apprensione, il concetto proprio di sicurezza, non solo è presente nella vita familiare quotidiana dei bambini, ma anche nei servizi per l'infanzia. Quindi sia nei nidi che nelle scuole dell'infanzia c'è un impoverimento di quelle che sono tutte le opportunità formative.
Siamo in chiusura di questa diretta streaming, sono le 11.05, oggi è martedì 21 ottobre. In diretta ad Orvieto con www.wisp.it vi abbiamo offerto un po' uno spaccato di quello che sta avvenendo. Il convegno Stili di vita e salute tra bisogni individuali e diritti di cittadinanza. Organizza la WISP insieme alla Regione Umbria, insieme al Comune di Orvieto. Per chiudere questa prima finestra della mattina abbiamo qui nella nostra postazione due colleghi giornalisti, Erika Baglivo di Rai Umbria, grazie Erika di essere qui con noi. Grazie a voi. E Vittorio Martone della redazione WISP dell'Emilia Romagna, grazie Vittorio. Grazie a voi. Avete seguito da stamattina i lavori di questo convegno molto denso. Erika, dal punto di vista giornalistico, quali sono gli spunti che vengono fuori secondo te? Questi ci sono molti spunti, soprattutto legati anche all'attualità. Negli interventi che abbiamo sentito questa mattina c'è stato un occhio particolare rivolto alla situazione di oggi, quindi in particolare io sottolineerei l'aspetto della salute legata anche alla crisi. Abbiamo sentito l'intervento del professor Cederna che riguardava in particolare la situazione dei bambini, l'effetto della crisi nel togliere opportunità di salute ai bambini, proprio perché la crisi spinge e incide sui consumi delle famiglie e quindi gli effetti che questo poi produce sulle opportunità di salute dei ragazzi. Abbiamo visto poi anche altri spunti perché si è parlato delle categorie più giovani, si è parlato anche di anziani e dunque quanto incide l'attività motoria anche nell'assicurare una condizione nella terza età più forte, in maniera tale da incidere meno poi anche sulla sanità pubblica, e anche di questo si è parlato. Dunque tanti spunti legati proprio ai problemi dell'attualità. Ecco, non è semplice trovare spunti giornalistici in convegni che hanno bisogno di un approfondimento anche per essere seguiti con profondità. Però Vittorio, vediamo che tu, abbiamo visto che tu sei stato all'opera e hai seguito peraltro tutti i social, WISP, Facebook, Twitter, che hanno rimbalzato foto, notizie. Carenza di cultura sportiva è stato un po' un tema che ha attraversato i vari interventi. Sì, esattamente, come diceva giustamente la collega, tanti spunti legati alla salute e nel tempo della crisi, il che coinvolge direttamente il tema delle politiche pubbliche e della responsabilità delle istituzioni. Alcuni spunti importanti da questo punto di vista sono arrivati direttamente dal sindaco di Orvieto, Germani, durante il suo saluto d'apertura, così come da Lucidi, professore docente della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, che ha centrato proprio il suo intervento tutto sul gioco di responsabilità tra istituzioni e cittadini. Da un lato il rischio di una deresponsabilizzazione delle istituzioni nel momento in cui il tema della salute si trasferisce sull'individuo, dall'altro la grande opportunità di responsabilizzare l'individuo e come trovare una sintesi. La sintesi sta nel concetto, secondo Lucidi, di politiche di cittadinanza, in cui contemporaneamente istituzioni e cittadini sono attori protagonisti di uno sviluppo sul tema della salute per tutti. E su questo tema di copartecipazione, che verrà sviluppato anche nel pomeriggio, noi chiudiamo la diretta, la finestra di questa mattina. Ringraziamo per le riprese la regia Francesca Spanò e per le interviste, come avete visto, Elena Fiorani. L'appuntamento sempre su www.wisp.it sarà alle 16 di oggi pomeriggio. Grazie Erika. Grazie a voi. Grazie Vittorio. Grazie a voi.